cosa? Vabbè. Guardate. Ci siamo. Eccoci, finalmente arrivate. Ultimo stand, forse, e si va a casa, diciamo. Dopo andiamo in stand by. Cristina questi giorni fa delle battute discutibili. Look my face. Anche sto impazzendo. Vieni vicino a me. Bene. La pausa. Allora, si sta quasi per concludere questa prima giornata a Pelle Pelle. Com'è andata? Bene, abbiamo incontrato un po' di persone, abbiamo parlato un po' per i prossimi eventi futuri e progetti, certo, di traduzione e non. Devi fare un bellissimo video, devi fare un bellissimo montaggio. In questo pezzo puoi togliere noi che parliamo e metterci una bella musica. E abbiamo imparato una nuova parola. Ogni volta che torno a Roma, brecciolino. La parola di questo weekend è brecciolino. La definizione di brecciolino? Te la dà Federico. Brecciolino sono i sassetti quelli piccoli dove si scivoli e ti sfranni. Dove si scivoli? Ti sfranni. E ti sfranni. Senti come te lo dico. E la collocation, Ilaria, dicela. La collocation è: mi sono addobbato sul brecciolino. Brava. Yeah.
Eccoci qua. Bologna, casa nostra. Agnese. Cime di rapa. Bologna. We are back. Sì. Bologna, ma siamo a Roma. Siamo a Roma. Che simpatica. L'hai capita? Molto bella. E niente. È finita la bella Roma. La prima giornata di più libri più liberi. Sì, e adesso stiamo cercando di tornare a casa di Agnese che ci sta preparando la pasta con la le cime di rapa. E la salsiccia. E la salsiccia. No, che... sì. Bene, oggi si è conclusa la nostra esperienza romana, è stato un weekend molto intenso. Molto. Siamo stanche. Provate, ma contente perché abbiamo un sacco di nuovi libri. Guardate qua. Volevamo farvi vedere i nostri acquisti. Bottino. Finire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libri abbiamo preso. Non avremmo esagerato. Ma no, dai, non si esagera mai con i libri. Abbiamo preso Cereali al Neon, FQ Edizioni, Clessidra, Clichy Edizioni, La favolosa storia delle verdure, che stranamente non ha comprato Cristina. No, ha comprato me l'ha rubato lei. Me la presterai, lo leggerò. Stranieri su un molo. A cura di Anna Dotti. Sempre ad editore. E poi Little Boy, un altro Clichy. Poi vabbè, immancabile. L'immancabile. 66 Seconds. E l'ultima, ma non meno importante, Le cose imperfette. Le cose imperfette di Gianni Montieri. Che Liberaria. Sì, giusto? Una raccolta di poesie. Leggiamo poca poesia e quindi ogni tanto bisogna anche cambiare. Nuovo proposito per il 2020. Più poesia? Più poesia. Più poesia per tutti. Più poesia. Più libri, più poesie per tutti. Ormai farfugliamo.